Io credo che anche con Andrea, con Giovanna abbiamo soltanto da ringraziare per intanto la piacevole qualità del lavoro, no? Di tre giovani, non solo di tre giovani, tanto sì, tre giovani ricercatori che sotto la preziosa cura e guida del professor Del Bimbo arricchiscono, va bene Mario, questo nostro punto così significativo anche con uno strumento, diciamo, di innovazione che credo che debba farci fare una riflessione, l'unica riflessione politica che faccio. Su questo tema si gioca parte del futuro, cioè sul tema di legare l'innovazione e anche la capacità di sfruttare ciò che la nuova tecnologia mette in condizione di fare da tutti i punti di vista, si gioca parte del futuro, secondo me, anche occupazionale di Firenze. Perché se riusciremo, vedo chi lo fa da tanti anni, a individuare soluzioni tecnologiche tali da consentirci di divulgare meglio il lavoro che comunque lo straordinario patrimonio che abbiamo, penso che riusciremo a valorizzare. Un aneddoto, e poi se qualcuno ha delle domande, ma un aneddoto è quello che mi è capitato di andare nella sede di Apple a Cupertino, nel cuore della Silicon Valley, nel quartier generale di Steve Jobs, e sentirsi dire loro che erano entusiasti di come possiamo inventare soluzioni perché Firenze possa essere maggiormente valorizzata. Detto, tirate fuori un po' di idee, magari anche un po' di quattrini. Nel frattempo l'idea è qualche non cervello in fuga nella Silicon Valley, ma qualche cervello a lavorare con i professori e l'Università di Firenze, in qualche modo si sperimenti e faccia cose di qualità pregevole come questa, credo che sia particolarmente interessante. Quindi grazie alla Media Integration and Communication Center dell'Università degli Studi di Firenze, grazie alla Mandragora che gestisce il bookshop e naturalmente grazie a tutta la struttura al vicepresidente Barducci che ha la delega competente all'innovazione e che ha lavorato, è membro del consiglio di amministrazione della Fondazione per la Ricerca di cui Del Bimbo è presidente, a tutta la struttura del palazzo, quindi Giovanna Fornari in primis, Alessandro Belisario, Valentino Fraticelli, Croci, con tutte le statistiche, tutti voi per questa opportunità in più.